D'accordo, il profilo deve essere quello di volare basso perché la priorità rimane la salvezza. Eppure, dopo 13 giornate e il quinto posto in classifica, la sensazione è che il campionato dello scorso anno non sia poi così irripetibile. Avere battuto una corazzata come il Livorno, squadra allestita per tornare in Serie A, rafforza questa ipotesi. Il fatto poi che il successo sia arrivato da un episodio favorevole, ma quante gare si vincono così, non deve trarre in inganno. Il Lanciano ha giocato alla pari con la squadra labronica, ha creato diverse occasioni da rete ed è riuscito ad incassare gol per la terza volta. Buona parte del merito si deve a Saracinesca Nicolas. Insomma, la squadra ha i numeri giusti per fare bene. A fine gara il tecnico d'Aversa ha rivelato un siparietto simpatico, peraltro già visto a Catania con Gatto, che prese il pallone per tirare il penalty, affidato poi a Pinato. E anche con Livorno voleva provarci lui. È successo che Leonardo si è procurato il rigore, come tutte le altre volte voleva battere il rigore, ma è il rigorista che quando c'è Antonio Piccolo in campo è Antonio, e questo per me è un motivo di grande soddisfazione, perché appunto, ripeto, un attaccante che lascia la palla al proprio compagno vuol dire che stiamo raggiungendo quella maturità che per me è molto più importante. Sentito il tecnico, sentiamo anche Piccolo, tra l'altro ex dell'incontro, al secondo gol stagionale. Vabbè, siamo messi d'accordo con Leo. Voglio innanzitutto dire che comunque è stata una prestazione ottima, un'ottima squadra. Il gol va dedicato a Alberto Cerri, perché è un ragazzo giovane, forte, che sta attraversando un periodo difficilissimo, quindi gli sono vicino, la squadra sta con lui, e quindi va dedicato a Alberto. Un primo tempo in cui vi siete un po' studiati, diciamo così, nessuna delle due ci teneva a scoprirsi più di tanto, poi nel secondo tempo, insomma, vi siete decisi un po' tutte e due a volerla vincere. Ma diciamo comunque era una partita delle due squadre in forma, noi avevamo perso solo una partita fino ad ora, loro comunque sappiamo il potenziale che hanno, e quindi ci sta che magari i primi minuti, seppur nel primo tempo ci sia questa fase di studio, e poi nel secondo tempo penso che adesso prevalso un po' più di spettacolo che di tattica. E niente, vorrei quindi una prestazione ottima per noi.